Welcome to Console Generation. On the red corner, Andrea Facchinetti. On the blue corner, Raffaele Cinquegrana. On the mic for Back in Time. Amici di Console Generation, iniziamo subito con un brano da Sonic Generation, Rooftops Run. Amici di Console Generation, bentornati a Back in Time, nuova puntata del nostro venerdì sera 22:30, circa un po' in ritardo. Un saluto da Andrea e da Raffaele. Ciao Raffaele. Ciao, ciao a tutti. Allora, iniziamo subito con la musica d'apertura. Abbiamo detto Sonic Generation, questo era il brano Rooftop Run, versione un po' remixata. Partiamo subito con gli indirizzi, Raffaele, perché andiamo a ricordare la nostra mail, che è info.consolegeneration@gmail.com. per scriverci o per chiedere, se preferite, partecipare anche alla puntata in diretta dicendo le vostre passioni, cosa vi piace di più del mondo dei videogame. La pagina di Facebook è il nostro canale, il modo per starci più vicino sempre e ovunque. Poi Twitter, @consolegenerati. Spreaker, come avete visto dal link della nostra pagina, è il canale dedicato per poter chattare insieme a noi, quindi subito in diretta scrivere le vostre opinioni. E infine, Raffaele, possiamo dire che siamo anche, definiamoci, siamo quasi dei quasi youtuber. Dovete sapere, amici, che insieme a Raffaele ci stiamo organizzando ormai per poter andare anche in video. Vogliamo farvi vedere le nostre brutte facce durante le dirette. Cerchiamo di mettere insieme la cosa, però è avviata. Ci vorrà un po' di tempo. Per adesso trovate il canale YouTube, cercate ovviamente Console Generation. A Console? E però prima o poi vediamo di arrivare anche in video, magari con qualche video uso di anteprima. Prima poi vedremo di andare proprio con la puntata vera e propria. Comunque, piano piano le cose si fanno con calma, noi qui non abbiamo fretta, Assolutamente, vediamo cosa salta fuori. Passiamo ai saluti, Raffi. Vediamo, abbiamo da Spreaker Radioattiva, che è una radio particolare. E poi abbiamo Antonio Federico, questo qua credo che però sia da Facebook. E invece da Spreaker. È da Spreaker anche da lui. Spreaker, un nome normale anche su Spreaker, incredibile. Lasciami salutare con un'anticipazione pazzesca. Ti lascio salutare. Vai. Saluta. Voglio salutare un artista italiano che ha fatto veramente dei grandi successi con la sua musica Eurobeat nel mondo. Si chiama Brett Sinclair, che trovate direttamente sulla pagina di Facebook il link, rimando alla sua appunto pagina e sito internet per capire chi è. Lo avremo prossimamente qui direttamente a Back in Time. Di chi si tratta? Questo è un artista italiano che in Giappone ha spopolato. E perché lo abbiamo anche contattato? Anche perché lui con i suoi brani ha avuto a che fare con dei videogiochi. Molti videogiochi giapponesi portano la sua firma nelle tracce audio. E abbiamo già detto, da Initial D, la sigla sia della serie animata che in alcune edizioni, e mi pare anche per Dreamcast, ai vari Dance Dance Revolution, insomma tutti i vari giochi musicali.
Quindi questa, questo è veramente un gran colpaccio, Andrea, gran colpaccio, complimenti. Brett, un abbraccio, un pezzo da 90 come te lo aspettiamo assolutamente. E salutiamo anche chi si è aggiunto già sulla chat di Spreaker. Abbiamo Fabio, abbiamo Drio88, abbiamo Matteo Verga e abbiamo anche Rino Maggio. E per ultimo, questa volta è arrivato ultimo, Gabriel Cap. La prossima volta, mi raccomando, collegati prima. Grande Gabriel. Per stasera dobbiamo dire che per ospite richiesta c'è Igor Masera direttamente da Gamesource.it. Quindi a breve avremo anche Igor con noi per sentire un po' da un altro appassionato cosa ne pensa della situazione. E lui c'ha anche un bel aneddoto da raccontarci, però andiamo avanti. Andiamo dai. Però con l'ultimo ringraziamento, perché Raffaele... È dovuto. Salutiamo Emanuele Cabrini, chiedo scusa, e anche Mario Crosh, perché ci hanno aiutato a partecipare appunto all'evento di Gessate. Raffaele, cosa abbiamo fatto? Ma abbiamo parlato di violenze videogame con l'associazione dei genitori e con i partecipanti che ci hanno voluto ascoltare. È stato divertente, secondo me, ed è stato anche interessante. Abbiamo avuto modo di tirare fuori tanti argomenti, di parlare di videogame in un modo un po' diverso, e abbiamo avuto anche tanto da dire senza avere il pad in mano. Ecco, questo è quanto i videogame riescono poi a coinvolgerci, perché naturalmente con tutte le cose, con tutte le emozioni che ci regalano, non possiamo esimerci dal dare solo commenti positivi. Speriamo appunto a breve di riuscire ad avere un'altra tappa insieme a Emanuele e Mario Crosh, e vediamo cosa succede. Il futuro è prospero. Ma che cosa è successo? Perché dobbiamo passare alle news. Cosa è successo martedì? Sai cosa è successo? Io ero a Riccione. Non stavo facendo il bagno per lavoro, e ho rischiato di perdermi l'evento delle 19 di Riccione. Lo sappiamo. E quindi che è successo? Signori, dopo mesi di attesa, dopo chiacchiere infinite, spifferati di corridoio, come ben saprete, finalmente Microsoft ha presentato Xbox One, la prima vera console next gen che si è mostrata, Raffaele, perché PlayStation 4 abbiamo visto solo il pad. Esatto, è latitante, non che sia una cosa fondamentale, ma diciamo che l'occhio vuole la sua parte, poi entriamo nel dettaglio. Raffaele, voglio ringraziare subito Rino Maggio, che insieme a me ha partecipato in Party Live, abbiamo visto l'evento insieme, chiacchierandocela in diretta. Oh, che bello. Assolutamente bello. E io ero invece lì, ma penso. Raffaele, che cosa ti ha colpito? Entriamo un po' subito. Che cosa abbiamo visto da questa presentazione? Perché è il suo momento. Allora, in sunto, diciamo che cosa è stato fatto vedere durante questa presentazione. Ci sono poche parole, purtroppo, per descriverla, perché i giochi, devo dire la verità, sono stati messi in secondo piano. Che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che Xbox One è una piattaforma multimediale, praticamente da tenere nel proprio salotto, che ti permette di interagire naturalmente anche con gesti e con la voce, perché c'è Kinect 2.0, che è un'evoluzione, molto più preciso, molto più veloce, almeno questo è quello che ci hanno detto. Poi è da vedere. Si parla di millisecondi di risposta. Sì, quindi... sì, velocissimo, ti riesce a riconoscere addirittura il polso che gira, ma non solo, perché riesce anche a capire le tue emozioni, perché dovrebbe, questo sempre stando a quello che ci dicono, dovrebbe essere in grado di capire se stai ridendo, se sei triste, e soprattutto anche di capire il tuo battito cardiaco, e quindi magari se sei in un momento abbastanza concitato, magari può rallentare il ritmo, il gioco, oppure può incrementarlo, insomma tutte cose un po' particolari e anche magari entusiasmanti. E poi c'è il pad, l'hanno presentato, è un pad rivisto leggermente rispetto a quello attuale, che non ha stravolto. Secondo me hanno fatto assolutamente bene a non stravolgerlo. Qualche modifica interessante, mi è piaciuto tanto per esempio il rumble nei grilletti dorsali, esatto, quello deve essere bello. Fantastico. Immaginati per esempio quando stai giocando a un gioco tipo Forza 5 e magari con la ruota sinistra sei sul cordolo della strada e ti inizia a vibrare il grilletto sinistro. Cioè è tutto un tipo di feedback interessante. Infatti il pad mi sembra anche un pochino più grande nelle sue dimensioni, volutamente. Mi è piaciuto molto anche come hanno realizzato gli analogici, che sembrano veramente da livello professionale, non so come spiegarti. Sì, guarda, direi che a vedere le foto non l'ho toccato ovviamente perché non ero lì, ma a vedere dalle foto sembra veramente molto molto bello. E poi, nota dolente, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che praticamente gran parte del focus di questa presentazione è stata la TV. È stata l'interazione con la TV. Ma infatti, Raffaele, perché One? L'hanno chiamata One? Proprio a quanto abbiamo potuto capire, è un rimando al All in One,
come nome. Chi vociferava 720, Durango, Infinity, è rimasto un po' male perché questo un po' spiazzato, sì, perché effettivamente Microsoft ci tiene a creare un centro di intrattenimento all in one, da appunto la TV, come dicevi poco fa, al gaming o ad altre situazioni, che chiaramente il social. Diciamo che Microsoft ha voluto un po', a differenza di Sony, marcare sulla polivalenza della macchina. Sì, questo è proprio il loro primo interesse, loro vogliono essere al centro del salotto multimediale, non c'è niente da fare, e questo chiaramente ha creato, non scompiglio, ma ha creato un disastro incredibile fra gli gamer, come siamo anche noi, perché chi voleva vedere i giochi è rimasto a bocca asciutta. Hanno fatto vedere Forza 5, un trailer, ma mai un trailer, cioè, bello graficamente, ma quante volte ne abbiamo visti di trailer belli graficamente? Un'altra cosa di One da dire, che non passa in secondo piano, che All in One è, sta anche a dire, la nuova Kinect già nella confezione, quindi... Sì, questo è interessante. Non sarà più da acquistare a parte, Ecco, una cosa che mi ha lasciato perplesso, non sarà più da acquistare a parte perché è all'interno della confezione, quindi molto probabilmente gli sviluppatori saranno anche più invogliati a supportarne le funzionalità. Più obbligati, o comunque magari per introdurre qualcosina, metti anche soltanto la parte vocale. Per esempio puoi anche accendere la console dicendo Xbox on. Poi adesso spiegatemi voi, e questo ve lo voglio chiedere, cari ascoltatori, volevo chiedervi, ma che fatica c'è ad alzarsi e col ditino premere il tasto di accensione? E uno si deve galvanizzare perché dice Xbox on e questa si accende. A me sembra una stupidata. Però comunque può fare anche questo, fermo restando che poi devi sempre mantenerla accesa, cioè comunque anche in stand-by magari, quindi c'è anche un consumo che alla fine nell'anno farà quei suoi 10-20 euro di corrente. Comunque, a parte questo, Raffaele, c'è una cosa da dire anche, perdonami, che non volevo perdere dalla scaletta, il fatto che anche in un momento di crisi viene definita Xbox One, a livello di hardware, delle caratteristiche che poi andremo a vedere insieme, un pochino meno potente di PlayStation 4, ma pare che sia proprio per questo motivo dove Microsoft ha puntato la possibilità di avere una polivalenza nelle sue situazioni, quindi non solo incentrata agli hardcore gamer che vogliono della potenza grafica e del, diciamo, del fotorealismo farla da padrone. Però io qui ti dico, hanno costruito Xbox 360 intorno all'hardcore gamer e permetti che ci siamo rimasti un pochettino male tutti quanti. Comunque, guardiamo il lato ancora della parte di Kinect. Ti dicevo, è inclusa la confezione, ma è ancora un pezzo a parte, quindi tu devi comunque mettere Kinect da qualche parte, perché altrimenti non ti rileva, e soprattutto Kinect deve essere necessariamente collegata, quindi devi necessariamente tenerla collegata, non puoi dire no, io non la voglio, la tengo scollegata, no, altrimenti Xbox non funziona. Ma tra poco andiamo a svelare anche qualche dettaglio in più. Abbiamo in linea, come promesso, Igor Masera da Gamesource.it. Ciao Igor! Ciao a tutti, come state? Noi bene, noi stavamo discutendo su Xbox e so che è un argomento bello sentito. Siamo un po' emozionati perché Console Generation, come anche Gamesource, vivono di gaming, e dopo tanto tempo a parlare di nuove next gen, finalmente almeno una ce l'abbiamo sotto gli occhi. Dacci le tue impressioni, Igor. Ma devo dire che di per sé la console fisicamente non mi dispiace più di tanto. Sì, ricorda un po' i vecchi registratori VHS, le immagini che girano su internet ne fanno da padrone in questo momento. Però tutto sommato è godibile. Mi piace anche a me il nuovo pad, l'integrazione tra virgolette forzata del Kinect, quindi da questo punto di vista direi che è apprezzabile. Stesso dicasi per i servizi, la velocità con cui reagisce, se sarà effettivamente così. Certo, dispiace purtroppo che la famosa conferenza sia stata focalizzata su servizi TV, sport e quant'altro, non tanto per il fatto che non riguardavano il gaming vero e proprio, ma quanto più che altro i servizi TV probabilmente non saranno interessati per noi europei, quindi anche se tra di noi ci fossero persone interessate alla NFL o quant'altro, non potrebbero usufruirne, almeno soprattutto all'inizio. Voglio spezzare una lancia a favore della conferenza fatta per Xbox One, perché comunque
sappiamo che qui a distanza di 15 giorni alle 3 probabilmente vedremo un po' di carne al esatto, fuoco. Esatto, questa è una cosa importante perché questo è stato un svelare la console con tutti i servizi. Io mi auguro e spero per Microsoft che poi alle 3 si concentreranno solo ed esclusivamente sui giochi, ci faranno vedere tutto quello che volevamo vedere e che non parlino di TV. Se parlano di TV anche alle 3, no, non ci siamo secondo me. Quindi Igor, sì, sono assolutamente d'accordo. Quindi Igor, diciamo che hai avuto una buona impressione, hai vissuta bene come cosa, non troppo critica insomma. Ma siccome sto dicendo alla gente che mi chiede riguardo a questa nuova Xbox, come già anche detto Raffaele, aspettiamo le 3 per dare qualche tra virgolette sentenza definitiva. Ora come ora secondo me è troppo presto per dare dei giudizi affrettati. Certo. Igor, vorremmo chiederti a cosa stai giocando in questo momento, diciamo in questo periodo, e poi se tiri fuori dal cilindro un titolo del passato, Back in Time. Non può dimenticare quello che fu la storia del videogioco. Assolutamente, con piacere. Allora, iniziamo con cosa sto giocando. Siccome sono rientrato da poco dal mio viaggio in Giappone, che è seguito da quello di Raffaele, è stato preceduto anzi da quello di Raffaele, devo ancora rientrare un po' in pista. Comunque sto giocando solo un titolo, che è Persona 4 Arena. Che è il seguito del celebre quarto capitolo della saga di Persona, questa volta in versione di picchiaduro, sviluppato da Arc System, gli stessi di Blades Blue. Devo dire che non è esattamente il tipo di picchiaduro a cui sono abituato, Raffaele ne sa qualcosa, però mi sta veramente piacendo, lo vedo parecchio tecnico e nonostante sia abbastanza immediato anche per chi non mastica di picchiaduro, riesce a dare parecchia soddisfazione sia quindi agli hardcore gamer che comunque a chi di picchiaduro lo rimastica proprio tanto. Titolo dal passato, Igor? Titolo dal passato, non vi seguo perché vi sto citando questo qua, perché è nata durante una prima dell'arrivo della conferenza Microsoft, mentre si parlava di Rare, e infatti parlerò appunto di un vecchio titolo di Rare, che si tratta di Battletoads. Uscito nel NES nel 1991, proprio nel decadimento diciamo del NES, uno degli ultimi titoli che fece successo. Per me è stato un grandissimo titolo, un picchiaduro a scorrimento come non ne avevo mai giocato, e tra l'altro uno dei più tosti probabilmente ancora oggi. Purtroppo devo ammettere che non sono mai riuscito a finirlo, arrivavo sempre con mio fratello all'ultimo livello, però davvero il divertimento che mi ha fatto provare quel titolo è stato veramente eccezionale, incredibile. Ce lo ricordiamo anche noi. Igor, prima di lasciarci, io so che, anzi voglio dire ai nostri ascoltatori che Igor conosce uno dei più bravi musicisti dei videogame giapponesi, è Nobuo Uematsu, che ha composto praticamente quasi tutte quante le colonne sonore dei Final Fantasy. Poi una delle mie preferite per esempio è quella di Lost Odyssey, e lo conosce personalmente. Io volevo chiedere a Igor, racconta ai nostri ascoltatori brevemente com'è Nobuo. È una persona piuttosto eccentrica, è un po' diversa dai soliti giapponesi a cui in genere si è abituati a conoscere o a vedere, che ne so, in specie magari nelle conferenze come noi vediamo Miyamoto, un Kojima, veramente tra virgolette detto in maniera assolutamente positiva è un lunatico, è socialissimo, gli piace ridere, scherzare, fuori di testa, non gli piace mai essere serio, quindi è veramente una persona qui si può solo ridere e basta. Fantastico. Bene. Io un giorno spero che riuscirai magari anche a farlo conoscere anche a me, che mi piace. Volentieri. Io rispondo, se capiterà l'occasione sicuramente. Io rispondo con la carta italiana, che ho già detto prima, Brad Sinclair, anche lui è un artista che lavora con i gaming giapponesi. Igor, grazie della partecipazione, ti seguiamo su gamesource.it e quindi grazie mille, a presto. Ok, grazie a voi, ciao a tutti. Ciao Igor. E qui Andrea ha fatto ancora la sua. Mi sono incartato. Su GameSource. Source anziché Source. GameSource.it. Assolutamente. Sorry, but I think. Una cosa, Andrea, che ha sollevato Igor, questo design della console Xbox One, che è un po' squadrato, un po' videoregistratore, su internet ne abbiamo visto di tutti i colori. Tutti mi stanno dicendo la stessa cosa. Sembra un videoregistratore. Sì, è vero. Io sai come rispondo, Raffaele? Ma chi se ne frega? A me non interessa particolarmente del design, purché
butti fuori qualcosa. Neanche che a me, guarda. Anche perché io devo essere sincero, non è che PlayStation 3, per esempio, mi abbia fatto impazzire come design, neanche PlayStation 2 al tempo quando era uscita. Una cosa però interessante è che, a differenza magari di come era il trend degli anni scorsi, non si potrà usare in verticale. Questa è una cosa particolare, perché sai, magari chi non ha abbastanza spazio e vuole mettere in verticale, non si può fare. E se parliamo di design, io ricordo la console su tutte, Dreamcast, ma il GameCube a me ha colpito molto. E di certo non era il design che l'ha fatta, diciamo, gli ha fatto trovare gran successo. Che questo, il GameCube non è che mi abbia fatto più di tanto piacere. Comunque il design è soggettivo. C'era Ruggero che diceva: la nuova Xbox One non rischia di fare la fine del Dreamcast. Aspetta, ma facciamola prima nascere sta Xbox One, giusto parliamo della fine del Dreamcast. E invece poi ci dicono anche che chi Emanuele dice: dopo Xbox One e PS4 comunque mi domando che fine farà Nintendo. E questo è un bel punto di domanda, Emanuele, perché Ubisoft, Electronic Arts, ci arriviamo tra poco, abbiamo una notizia giusta, bene, quindi Emanuele, tieni raddrizzate le orecchie, perché ho da dare qualcosa di positivo a Nintendo stavolta. Voglio ricordare che è veramente un peccato che sia mancata la retrocompatibilità, perché non è stato appunto menzionato, a meno che, ma non trovo il motivo, verrà svelato alle 3, non è retrocompatibile con i giochi 360. Probabilmente sarà tagliare con il passato. Esatto. Al momento, anche per quanto riguarda PlayStation 4, non si sa nulla della retrocompatibilità, quindi rimaniamo. Però su PlayStation 4 si parla del servizio Gaikai, quindi una retrocompatibilità utilizzando il servizio in streaming, roba che qua in Italia probabilmente, a meno che uno non abbia la fibra ottica, magari non funzionerà un granché bene. Però è da vedere. Allora, volevamo ricordare che anche tutti i giochi di Xbox One andranno installati sul disco rigido della console, come accade attualmente per esempio su PlayStation 3. No, non tutti i giochi devono essere installati su PlayStation 3. Alcuni giochi hanno l'installazione obbligatoria. E tu trovi all'interno della confezione, anche a quanto pare, a quanto si dice, un codice che praticamente sarà un ebook che ti permetterà poi di avere la proprietà del gioco, l'attivazione del gioco. I titoli verranno collegati ad un solo account. Se l'utente volesse usarli con un secondo, dovrebbe pagare una certa somma. Ai ai ai. Solo allora si avvierebbe la nuova installazione. Questo da un lato suggerirebbe la possibilità di limitare al minimo l'uso dei dischi, dall'altro metterebbe seriamente a rischio il mercato dell'usato. E qui arriviamo anche su questo. Abbiamo tutte le spifferate, Raffaele, oggi. Non è ancora chiaro sapere infine come Microsoft si comporterà con gli utenti, appunto, che prenderanno per esempio a noleggio i giochi, perché al momento si possono noleggiare in alcuni luoghi della Terra, oppure prestarli ad un amico, ma questo l'abbiamo detto mille volte. Per non perderci dentro i meandri di tutte le specifiche tecniche Xbox One, direi andiamo avanti sulla prossima notizia. Anche perché non le hanno neanche divulgate a fondo le specifiche tecniche, si sa soltanto che avrà 500 giga di hard disk e poche altre cose. Comunque andiamo avanti, e la cosa che mi ha colpito proprio riguardava il Giappone, ovvero visto che in Giappone Xbox 360 non è andato bene, qualcuno diceva che magari Microsoft avrebbe completamente abbandonato il mercato. Invece no, Don Matrick, che è praticamente, non mi ricordo di Microsoft, ha detto che ci siamo impegnati nel mercato giapponese e continueremo a costruire nuove partnership e a costruire un'offerta adatta a quel territorio. Tra l'altro ti vorrei far notare che all'inizio, nel filmato introduttivo dell'Xbox Unveil, cosa c'è stato? C'è stato anche Kojima, che è comparso fra i tanti volti noti degli sviluppatori che hanno partecipato a quel montaggio dei giochi, quindi mi aspetto che ci sia qualche annuncio da parte di Kojima. Facciamo un po' di luce appunto sui dubbi che tutti hanno riguardo i giochi usati per Xbox One. I titoli per Xbox One potranno essere rivenduti, basterà effettuare il trade-in presso un negoziante che abbia accettato le complesse e forse sconvenienti nuove condizioni di Microsoft. Quindi si potrà fare. Come diceva il tizio di Frankenstein Junior, si può fare! Ma a che costo? Aspetta, perché qui viene il bello. Una volta riportato in negozio, il gioco sarà riconosciuto come rivenduto, in quanto usato, e verrà cancellato dall'account Xbox Live su cui è stato registrato la prima volta. Il retailer potranno ancora scegliere a quale prezzo vendere nuovamente il titolo, ma, contrariamente al recente passato, anche Microsoft intascherà una fetta del ricavo. Inoltre pare, speriamo, che i negozianti dovranno essere disposti a non effettuare saldi oltre il 10%,
e questo è un peccato per noi acquirenti, sul prezzo stabilito in origine, e che gli acquirenti dovranno quindi comunque pagare un tot per attivare il prodotto. Ai 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 ai. Allora, fammi dire tre commenti, cercherò di essere breve. Il primo, il prezzo stabilito, non possono effettuare saldi oltre il 10% sul prezzo stabilito, non si può fare, questo va contro le regole dell'antitrust. Se questa cosa qua dovesse essere effettivamente un accordo tra, cioè comunque un qualcosa che Microsoft impone ai rivenditori, i rivenditori farebbero bene a denunciarla, perché si chiama antitrust. E non vorrei ricordare ai tempi Nintendo, che è stata multata per le pratiche scorrette negli anni 80 e 90, quando imponeva un prezzo a tutti quanti. Dopodiché, secondo commento, va bene che li posso rivendere tramite il rivenditore eccetera eccetera, ma se io lo voglio rivendere, che ne so, su eBay annunci, oppure se io lo voglio vendere su subito.it, non posso? Male, molto male, momento, ma molto molto al male. Al momento regna il dubbio. Molto molto male. Io, Andre, mi conosci, sai che comunque per via pad di Xbox Live sono più pro Xbox che non PS3, ma qui PS4 si avvicina sempre di più a casa mia, Andiamo avanti, perché pare che anche il Lumiroom sia già in fase molto avanzata e forse la vedremo alle 3. Questa è una spifferata, ma ricordate questa proiezione intorno alla nostra TV per amplificare le nostre esperienze di gioco? Beh, tra un paio di settimane probabilmente ne sapremo di più. Uno dei titoli però più interessanti delle prossime di questo periodo è Remember Me, che sta per uscire e non ci sarà per Xbox One, neanche PlayStation 4. E chi se ne frega, lo giochiamo sulle console adesso. Vabbè, però è una notizia ma che chi può... se ne frega? Vabbè. Ma chi se ne frega? Allora, volevo ricordare una cosa importante, stando su Nintendo, perché il tempo è più che tiranno. Intanto sono passeggiando tra negozi, ho potuto chiedere in un negozio GameStop l'uscita di Watch Dogs per PlayStation 4 e Xbox One. Mi hanno detto, confermato, 21 novembre, quindi a novembre le macchine ci sono e come. Beh, potrebbe essere che lo lanciano prima sulle console attuali e poi su altre, sembra che Call of Duty farà così. Il tempo stringe, Andrea, abbiamo talmente tante cose da dire, aveva ragione Fabio che avremmo dovuto fare una trasmissione più lunga. Come bomba della settimana, stando a quello che ha chiesto Emanuele riguardo a Nintendo, Electronic Arts continuerà a sviluppare titoli per Wii U. Perché si diceva già da settimana scorsa o due settimane fa che non avrebbero più supportato la macchina. La presunta, per esempio, incompatibilità invece con il Frostbite 3 che attanagliava Wii U non sarà poi un ostacolo tanto insormontabile. Questo ha detto il co-CEO della compagnia Media Communication per quanto riguarda Electronic Arts. Beh, per concludo, Raffaele, sempre stando all'interno dei GameStop, come altre situazioni di store dei gaming, ho notato che regna la confusione. Siamo veramente in un momento in cui non si capisce più niente, perché un po' le current gen, siamo pronti alle next gen. Questa Wii U, ti devo dire la verità, Raffaele, io mi devo ricredere un po', sto prendendo in simpatia Wii U, perché comunque fa dei giochi simpatici, onesti, speriamo, ma sì, speriamo che facciano qualcosa di più alle 3. Non lo so, tutti gli danno contro, a sto punto me la devo prendere un po' sotto l'ala protettrice. Ma io non è che gli dia contro, però semplicemente non vedo dei titoloni. Però giusto per chiudere la puntata all'insegna di Xbox One, credo che i nostri ascoltatori vogliano avere un commento molto rapido da parte nostra. Quindi Andrea, a te questa Xbox One che effetto ti ha fatto? Sono molto entusiasta, non mi interessa l'estetica, il fatto che abbia tecnicamente inferiore a PlayStation 4 non credo voglia dire tutto, perché anche la storia ci ha detto più cavalli sotto il motore, ma la resa non era comunque efficiente, quindi stiamo a vedere, un po' di pazienza come dice Raffaele sempre. Su questo sono d'accordo con te. Io invece, dal mio punto di vista, mi ha incuriosito questa nuova Xbox, la parte di Kinect comunque mi ha acceso qualche lampadina, ma voglio prima toccare con mano. La cosa che mi è dispiaciuta un po' non sono stato tanto i giochi, ma perché comunque so che li vedrò alle 3, ma tutto questo discorso degli usati, dei prestiti e tutto. E sai, Andrea, quanto sì, comunque noi siamo amici, io ti voglio prestare i giochi e sapere che non posso farlo in tutta libertà non mi piace assolutamente. Un'altra cosa che ha fatto un po' ridere in chiusura è che alla conferenza che è stata mandata anche in streaming tramite Xbox Live, gli utenti, alcuni, molti utenti che hanno la Kinect attuale, ogni volta che il presidente diceva Xbox si attivava e gli creava i danni. Questa è una cosa divertentissima che non poteva mancare a Back in Time. È vero. Siamo addirittura d'arrivo, Raffaele, prima di lanciare l'ultimo brano della settimana. Io ti saluto, invito tutti a settimana prossima 22:30 circa qui a Console Generation Back in Time. Un saluto da Andrea e da Raffaele e gustatevi come soundtrack finale
il brano di chiusura sempre da Metal Gear Rising Revengeance. Buona giocata a voi.